Io mi voglio fermare qui perché c'è Don Angelo La Trova che, ma in modo straordinario, noi abbiamo qui alla mia sinistra sul leggio, c'è questo reperto importantissimo di registri, Don Angelo La Trova, che ci parlerà dell'anno della fede, 2012, l'anno del grifone. Il grifone, il difensore dell'arca dell'alleanza, è il difensore della fede. Al di fuori di metafora, a mio parere, devo dare merito e credo anche la cittadinanza di quello che il Consiglio Parrocchiale della Chiesa Madre e Don Oronzo Pascazio ha fatto realizzando un restauro straordinario per il più grande monumento di Mercator. Il grifone sostanzialmente è Don Oronzo, straordinario conservatore dei tesori della Chiesa Matrice. E poi, scusate, permettetemi questa libertà di interpretazione, e poi Peppino, mio amico Peppino Di Pierro, che parlerà per testimonianza diretta della storia complicata tra Don Mario Logrocino, la costituzione della Fondazione Logrocino, Fondazione Teopardi nella sua luce, e infine delle cose come si sono messe, molti riferimenti, molti aspetti di questo racconto nell'archivio storico della Chiesa Madre. Speriamo fra qualche mese di pubblicare il catalogo di questo archivio storico. Ci sono cose di una ricchezza immensa. E in questo volume c'è tutto il capitolo sedicesimo del libro del Rombo e il racconto che ci ha fatto Vito di Nonna e la delibera capitolare del 20 dicembre 1607. Raccolta questa delibera in quasi 20 fogli in cui l'arciprete Sansone fa memoria del passato e utilizza la testimonianza di un canonico di 85 anni, un certo Don Gilberto di Roma. Quindi un grazie a Don Oronzo che ha fatto restaurare, se vedete questo è il frutto del restauro, fatto il 1995 dai Benedettini di Luce. L'ultimo restauro è stato fatto l'anno scorso su 6 volumi dello Stato Civile della Popolazione di noi quattro, che sono anche volumi molto ricchi di notizie, molto rovinati, però abbiamo adesso la possibilità di poter usufruire, quindi un grazie a lui per tutte le cose belle che ha fatto. Io ho preparato qualcosa di scritto, vedo che l'orario è un po' tardi, quindi salterò qualche cosa, così sarà più lieve il mio intervento. Carissimi concittadini, ho accolto con piacere l'invito rivoltomi dal professor Vito di Donna a intervenire in questa occasione e sono lieto di rileggere alcuni testi scritti dall'avvocato Vincenzo Rocco nell'opera nuova pubblicata da Vincenzo Fiorentino nel 1927 e di proporre alcune riflessioni sull'anno della fede. Il professor Vito di Donna nel volume 2012, l'anno del grifone, seconda antologia della storia di Riccardo tratta dall'opera nuova di Vincenzo Rocco, dice che il motivo principale dei capitoli scelti di alcune mie riflessioni è rappresentato dal tema religioso e sotto l'aspetto degli edifici dedicati al culto, ma anche della pratica della fede del popolo noiano, ed esprime il seguente auspicio. Il 2012 che sta per trascorrere, l'anno del grifone, l'anno della fede per i cattolici, possa per la comunità noiana essere l'inizio di una seria e costante difesa e recupero di quello che resta per identificarsi oggi con la sua terra. Ho trovato perciò molto suggestivo
l'accostamento fatto dal bidone dell'anno del grifone e dell'anno della fede e il riferimento simbolico del grifone al Cristo Signore e risorto. È da notare che il coro ligneo del 1543, conservato nella Chiesa Madre, presenta nella parte inferiore 14 scanni affiancati da 18 grifoni, simboli di Cristo e difensori della fede dei Mariani. L'anno della fede. La celebrazione dell'anno della fede, iniziato l'11 ottobre 2012 e che si concluderà il 24 novembre 2013, è l'occasione per riscoprire e approfondire le dimensioni più centrali ed essenziali della nostra fede cristiana. Il che cosa, il come e il dove. Riscoprire il che cosa, cioè i contenuti della fede, e l'impegno che ogni credente deve far proprio in questo anno della fede. Ai concetti e alle formulazioni che hanno il loro significato teologico e dogmatico, vanno aggiunte le storie della fede, i profumi e i colori della liturgia e soprattutto la teologia vissuta degli uomini e delle donne che si impegnano per quella fede che senza di loro non potrebbe esistere. La fede ha assunto una forma concreta, il come, e si è resa visibile nella vita di Maria, degli apostoli, dei martiri e degli uomini nella storia. Ma la fede ha anche bisogno di un luogo in cui esprimersi per essere vissuta e diventare concreta. Primo luogo è la comunità cristiana, nelle varie dimensioni, diocesi, parrocchia, associazione e servizio fraterno. Ma accanto a questi luoghi va data oggi particolare attenzione all'ambiente sociale concreto della vita quotidiana. Il lavoro, la famiglia, la città. Emergono e si diffondono nuovi stili di vita, si moltiplicano le situazioni e i contesti in cui si soffre, per contingenze critiche si avverte la difficoltà a credere. L'ambiente sociale appare come luogo di sfida per la fede, ma anche di ispirazione, perché sollecita la nostra creatività. La fede dunque, diceva Søren Kierkegaard nell'opera Timore e Tremore, è la più alta passione di ogni uomo. La fede è la passione più alta perché comporta ed esige il coinvolgimento totale e radicale della persona. Grazie alla fede, dice il Papa Benedetto XVI nel documento Porta Fidei, grazie alla fede tutta l'esistenza umana viene trasfigurata sulla radicale novità della risurrezione. Nella misura della sua libera disponibilità, i pensieri e gli affetti, la mentalità e il comportamento dell'uomo vengono lentamente purificati e trasformati in un cammino mai compiutamente terminato in questa vita. In questo anno della fede, il Papa invita i cristiani a ripercorrere la storia della nostra fede e a tenere fisso lo sguardo su Gesù Cristo, origine della fede, perché in Lui trova compimento ogni travaglio e anelito del cuore umano e in Lui, morto e risorto, trovano piena luce gli esempi di fede che hanno segnato questi 2000 anni di storia. Alcuni esempi di fede presenti nell'opera nuova di Vincenzo Rocchi e riportate nel volume 2012, l'anno del grifone di Vito di Donna, potranno aiutarci a ripercorrere alcuni tratti della storia della fede del popolo di Nicandro. Primo, nel capitolo 18, intitolato Noa attraverso il misticismo fervente delle trovate questo alle pagine 30-47 del volume del Didonna, si narra la storia di Alfarana e della chiesa di San Gilius de Mare.
alle pagine 42 e 47. Afarana de Noa è una povera vedova, tutta piena di un profondo sentimento mistico verso il cielo, che l'anno 1207 si consacra a Dio e a San Nicola. Afarana è un esempio di fede che ha segnato la nostra storia. Ecco, voglio leggervi le pagine che parlano di questa esperienza di fede molto bella, a pagina 42. Dice: dopo la storia di Alfarana che si consacra a Dio e a San Nicola è un quadretto mirabile di bellezza, non solo per lo spirito di profondo misticismo che li abita, ma anche di bellezza ascetica e pittorica, che balza fuori dalla nuda narrativa del chierico rogatario dell'atto. Nicola, figlio di Tubachira Rutigliano, già riposava nella pace del Signore. Avendo lasciato nel ruolo e nella rimembranza della vita coniugale la deredita moglie Alfarana de Noa. Il buon Nicola aveva donato tutti i suoi averi e se stesso alla chiesa di San Nicola di Bari, che hanno consacrato la loro vita a Cristo, lasciando ogni cosa per vivere in semplicità evangelica l'obbedienza, la povertà e la castità, servendo il Signore nella vita sacerdotale o religiosa, dal 1570 ad oggi. Vi do dei numeri. Circa 480 sacerdoti diocesani. Un elenco particolare di 410 l'ho fatto per i 400 anni del seminario, che l'anno scorso è stato celebrato, il seminario minore. Circa 230 religiosi, carmelitani, frati minori cappuccini, frati minori conventuali, domenicani, gesuiti, trinitari, minni di San Francesco da Paola, teresiani carmelitani scalzi, alcantarini, monaci cistercensi, agostiniani, missionari del Preziosissimo Santo. Circa 120 suore, domenicane, missionari di San Sisto, adoratrici del Sangue di Cristo, apostoli del Sacro Cuore di Gesù, salesiani dei Sacri Cuori, suore agostiniane di clausura, suore della Santissima Trinità, figlie del Divino Zelo. Questa ricchezza di vocazione alla vita sacerdotale e alla vita religiosa ci dice quanto grande e doverosa è stata ed è ancora oggi la fede delle famiglie e del popolo. In questo momento è bello ricordare la testimonianza di fede vissuta da padre Alberto Pesce, cittadino meritevole di Mercato, missionario trinitario di Madagascar, dove per quasi 60 anni ha confessato con gioia la bellezza di seguire il Signore Gesù, fino al momento della sua morte avvenuta il giorno di Natale del 2012. Padre Alberto nacque a Noicatra il 24 gennaio 1923, diventò sacerdote il 20 aprile 1946, partì missionario in Madagascar a giugno del 1953, il 6 gennaio del 2012 celebrò in Chiesa Madre la presenza del vescovo, il signor Cacucci, arcivescovo di Bari, i 65 anni di sacerdozio, quindi ripartì per il Madagascar, ove si è spento, il 25 dicembre dell'anno scorso. Molto interessante è anche il capitolo 36esimo del volume Noa, intitolato
intitolato Noia Sacra, che viene riproposto alle pagine 48-80 del volume del Dion, dove l'avvocato Vincenzo Rovo invita il lettore a soffermare lo sguardo sui documenti storici che riflettono le chiese del luogo. Tanta parte della vita storica cittadina è data dalle sue chiese. Non poche sono le chiese, monasteri, cappelle votive antiche e moderne, dice, site nell'abitato e disperse per le campagne mondiali, e di esse succintamente terreno parola, cominciando dalla matrice chiesa. E quindi diciamo l'elenco delle chiese, e specialmente sulle chiese più grandi di noi capo, date le buone notizie. Parlando poi delle cappelle rurali, ha detto appunto il Rocco, nelle pagine 66-71 del volume di Lidon, racconta un grande avvenimento di fede popolare che rese celebre noi Tartar con i pellegrinaggi alla fronte del rito. A me pare che quella dell'avvocato Vincenzo Rocco sia una delle poche testimonianze scritte sui fatti di cronaca avvenuti negli anni 1917-1919. Non ce ne sono documenti, nemmeno nell'archivio diocesano ci sono i documenti di questi avvenimenti. Forse uno dei pochi, l'unico, quello. E io vi voglio leggere queste pagine. Pagina 66 e seguenti. Nella silente quiete dei campi, sulla via che mena alla marina di Torre Velosa, in proprietà di coniugi, signora Anna Macario, avvocato domenico, cavaliere ufficiale Studia Passeri, che poi faranno la donazione della chiesa del suolo all'arcivescovo Vaccaro nel 1919, sorge il romito tempietto sul cui altare è effigiata la immagine della Madonna di Loreto, volgarmente intesa di Tartar per Madonna del Rito. Alla pia donna Noiana, solenne Maria, novella Bernadette di Noia, apparve il miracoloso sogno la Vergine con l'annunziata prossima alla fine della grande e immane guerra. La visione della Vergine a solenne Maria profetò che la pace tanto sospirata doveva giungere tra pochi mesi e che intanto la pia veggente di Noia sarebbe morta dopo 15 giorni da quella visione. In effetti, la solenne Maria, giusta la visione avuta, morì al previsto quindicesimo giorno, il che avvalorò maggiormente la credenza della prossima fine della guerra mondiale. Figurarsi l'effetto elettrizzante della nuova del sogno portentoso giunta sino alle trincee dei combattenti. Sbocciò così vive ardente il sogno della pace miracolosa e da ogni cuore aperto alla gioia della speranza della prossima fine della guerra si guardò a ogni cattaro divenuta celebre d'un tratto. Vi leggo solo alcune cose. Si correva ogni giorno a noi cattaro da ogni città o borgato di Puglia, di Abruzzo e Campania, di Calabria e Basilicata e altre regioni lontane. La lieta novella dell'apparizione in sogno della mistica immagine della Madonna di Loreto, che annunziava prossima la fine dell'immane guerra, d'ogni dove determinò una torre di vite voti, di madri e spose e figli in attesa della fine della straziante guerra. Ciascuno recava doni all'immagine miracolosa. Ogni giorno
completi e completure e a piedi, scalze e discinte le donne, gli uomini incoronati di spine, spesso i reduci dal fronte, portavansi in lunghe teorie processionalmente col ramo di olivo al romito santuario e recitando laudi dettate dall'anima appassionata e gemente del popolo. La piccola chiesetta che anch'io vidi con la mia famiglia in un pio pellegrinaggio di fede e amore pareva come emergere da una vita marea di popolo che la torneva. Assiepando, mentre dall'anima del popolo si gorgava, bello questo, in laudi di un toccante lirismo, la dolce preghiera piena di calma e rassegnazione e pur di fiducia sulle sorti preziose della patria in guerra e dei figli che per essa vi combattevano e morivano lontani. E tutti levavano pregi per la fine della guerra e la salvezza della patria e dei congiunti e dei fratelli languenti nelle trincee faticose del Carso e del Trentino o su le periglianti onde del mare o per le vie del cielo. Ma la pace, ahimè, la deseata pace tanto sospirata dall'ardente passione di prima, le stesse processioni e pellegrinaggi e pregi e cantici per la Vergine Laureata. Bella questa descrizione. Veramente Rocco è meraviglioso. Io ho letto di lui anche ciò che scrisse e disse quando si celebrò il centenario della Madonna di Costantinopoli o dell'Odigitria nella cattedrale di Parma. Proprio Vincenzo Rocco fece l'intervento più importante, è un libricino sulla Madonna di Egitto che è stupendo, veramente era un uomo di una ricchezza interiore, unica. Sto per finire. La fede e la carità però vanno insieme. Per i cristiani, dice il Papa, la fede che si rende operosa per mezzo della carità diventa un nuovo criterio di intelligenza e di azione che cambia tutta la vita dell'uomo. Nel libro del Corpo, verso la fine del capitolo 36, nel libro di Didone citato tra le pagine 75 e 80, il Rocco parla delle confraternite, dei legati e di altri stabilimenti di beneficenza cittadina, dice, sorti dalla carità locale, e cioè i cosiddetti Monti, Baldassare, Martinelli e Petroni e legati di Monicelli, Cristallino e Spinelli. I suddetti monti e legati avevano l'obiettivo di venire incontro ai bisogni dei poveri moiani, sovvenendo con le rette di acqua, di letti, indumenti, provviste, e quello Martinelli dotava una fanciulla povera in occasione di matrimonio e dote per il matrimonio. E insomma, la fede senza la carità non porta frutto. La carità senza la fede sarebbe un sentimento in balia costante del dubbio. Fede e carità si esigono a vicenda, così che l'una permette all'altra di attuare il suo cammino. Grazie alla fede possiamo riconoscere in quanti chiedono il nostro amore il volto del Signore Gesù. Tutto quello che avete fatto, non solo per questi miei figli, più piccoli, l'avete fatto a me. Queste parole sono un monito da non dimenticare e un invito perenne a ridonare quell'amore con cui Gesù si prende cura di noi. La fede, insomma, ha cambiato veramente la vita di queste persone del passato,
che ci hanno lasciato una testimonianza di carità e di attenzione ai poveri. Il criterio della fede operosa ha ispirato l'azione dei fondatori dei legati divini Moncelli, Petroni, Spinelli e Baldassarre. Utilizzerò, se volete, un documento dell'archivio storico diocesano di Bari per accennare alla loro istituzione e al loro fine. Veloce. Il suddiacono Antonello Moncelli, il 21 settembre 1577, istituì un legato di anni ducati 49. Ducati 30 per un maritaggio di un orfano nel giorno di Pasqua di Risurrezione e per vitto e vestito dei poveri a piacere del capitolo della Chiesa Madre. Il resto lo lascio. Il dottor Don Paolo Petroni di Terlizzi, arciprete di Novia, l'11 ottobre 1783, con suo testamento, istituì il Monte dei Poveri. Volle che dalla retitana si formassero letti per separare dal letto coniugale i figli dei poveri e i fratelli dalle sorelle poveri. La duchessa donna Beatrice Spinelli, vedova del duca di Noia e Don Carlo Carafa, con suo testamento del 24 maggio 1737, lasciò in proprietà e usufrutto del reverendo capitolo di Noia ducati 1800, da cui reddita sulla somma di 1000 ducati doveva ripartirsi in questo modo: 7 la massa comune, 30 la cittadina di principe, il resto delle rendite ai poveri vergognosi e sulla restante rendita sempre ai poveri vergognosi. E infine Girolamo Baldassarre, il 13 settembre 1612, fa un testamento e dispone l'eredità per chi si deve maritare e per il maritaggio, meglio, di un'orfana povera, alla quale si devono assegnare e dare in dote 50 ducati nelle domeniche di Pentecoste. Vedete, noi cristiani siamo sempre chiamati a vivere la fede attraverso la carità, riconoscendo Gesù presente nella storia, nell'esistenza e nei poveri. A conclusione del mio intervento, due cosette. La prima, una testimonianza di fede della signorina Teresa Tagliarelli, per il trigesimo è stato pubblicato questo libricino, da questo libricino vi leggerò la sua testimonianza. Signore mio sole, la signorina Teresa Tagliarelli nacque a Recapoli il 23 aprile 1915, insegnante di scuola elementare di Gloria Mare, incontrò la Firenze della sua fede cristiana intere generazioni di noiani. Si è spenta serenamente nella sua casa paterna in via Carmi il 13 giugno 2012. È la prima intitolata Signore mio Signore. In tutti i giorni del mio lungo andare, che mi porta ai vicini sereni tra le tempeste della terra, tu hai dato luce agli occhi dell'anima mia perché ti cercassi, eterno, nella profondità immortale del mio essere. Tu hai dato luce ai miei occhi mortali perché ti trovassi, creatore, nell'incanto del creato. Sempre ti ho visto in me e intorno a me.
A volte mi sono sentita immersa nella tua luce, come la striscia di mare ondata dal primo o dall'ultimo sole quando la contemplavo scintillante di mille iridescenze. Altre volte nebbie di dolore o di smarrimento mi hanno oscurato l'anima. Salto qualcosa. Ma non c'era opacità in me che non lasciasse trasparire almeno un raggio della tua luce mai spenta. Ho camminato in qualche piccolo semibuio, ma anche a tentoni non ho mai perduto la lucerna che mi portava sul tuo sentiero. Ti ringrazio, Dio mio, non con parole della mente, ma con lacrime del cuore. E ti prego, fa che io possa vedere con l'ultimo sguardo degli occhi mortali l'estrema sponda della terra d'esilio e col primo volo dell'anima la soglia del tuo regno nello splendore della luce eterna. E infine vi propongo l'appello fatto a tutti i cristiani di Puglia dai vescovi pugliesi nella lettera pastorale Cristiani del mondo, testimoni di speranza della Pasqua del 2012. L'appello è: amate la nostra terra. Amate ed anziani. Amatela con tutta la forza della ragione e tutta la passione della nostra fede in Cristo, morto e risorto. Amate il luogo dove viviamo e lavoriamo, così com'è, con la sua storia e la pluriforme tradizione culturale e religiosa, con l'identità culturale che ci ritroviamo, con le risorse che possediamo, con le problematiche umane e sociali che siamo chiamati ad affrontare. Amatela soprattutto in questo momento di crisi economica e sociale, che ci provoca a ricercare nuovi stili di vita e nuovi modelli di sviluppo per il nostro futuro. Amatela per la sua bellezza. Amate e stimolate il suo prezioso contributo allo sviluppo delle altre regioni europee e alla promozione della pace del Mediterraneo. Amate la nostra terra benedetta del Dio, ma non con un amore vago o sentimentale. Amate la nostra terra con un amore intelligente, da cittadini protagonisti di quella elaborazione culturale che normalmente precede l'impegno sociale. Amatela con un amore solidale verso gli uomini e le donne del nostro tempo, sprigionando la fantasia della terra. Amatela con un amore operoso, attento al bene comune, esteso sia alle persone che all'ambiente. Amatela con un amore riconoscente verso Dio che ha lasciato una traccia di sé nell'uomo e nel mondo. Ecco, amare la nostra vita, e questo è